Cambiano come Memar, siamo lieti di inaugurare questa installazione dal titolo Effetto Domino, prendi parte al cambiamento. È un'installazione ideata e realizzata in collaborazione dall'Ambasciata del Terzo Paradiso delle Colline Torinesi, da Reland, l'associazione impegnata nella resilienza e riciclo dei rifiuti urbani, e dall'Ecomuseo dell'Argilla Moonlab. Siamo lieti di ospitare il simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, che arricchisce di significato la nostra manifestazione. Ma per spiegarvi il tutto, passo la parola a Alberto Gugino, l'ambasciatore del Terzo Paradiso delle Colline Torinesi. Sì, grazie. Io qui sono in duplice veste come autorità per rappresentare il Comune di Mombello, ma adesso principalmente appunto come ambasciatore del Terzo Paradiso. Che cos'è il Terzo Paradiso? Vedete che abbiamo realizzato tre cerchi, mi avvicino, mi metto di qui così. Sono tre cerchi che abbiamo realizzato con i mattoni della fornace Carena, che rappresentano questo simbolo disegnato da Michelangelo Pistoletto, che si chiama appunto Terzo Paradiso, e provo a spiegarvelo rapidamente. Il primo cerchio rappresenta la natura incontaminata, il primo paradiso. Il terzo cerchio, quello in più in fondo, rappresenta quello che l'uomo ha pensato potesse essere un paradiso sulla terra, cioè quello fatto dall'artificio, dalla tecnologia, dall'uomo che ha sfruttato la terra con la tecnologia, ma che ha prodotto, come possiamo vedere all'interno del cerchio, dei rifiuti e dei danni all'ambiente. Allora, qual è il terzo paradiso? Il terzo paradiso è l'unire il primo paradiso con il terzo paradiso, cioè la natura incontaminata con l'uomo che con la tecnologia si mette al servizio dell'ambiente per rispettare l'ambiente e rispettare le persone. E questo è il terzo paradiso. Ed è un qualche cosa che viene chiamata un'opera d'arte collettiva, perché da una parte è stata realizzata insieme, ma dall'altra parte è proprio il fatto di generare un cambiamento sociale che è necessario di questi tempi. Tutti parliamo di cambiamenti climatici, di crisi ambientali, eccetera. Ecco, che è fondamentale che ognuno si prenda cura. Ed ecco perché abbiamo fatto i tre cerchi con i mattoni. I mattoni della fornace che ci ha offerto la fornace Carena, appunto di cambiare, servono a rappresentare l'effetto domino, cioè noi sappiamo che con la nostra piccola azione possiamo, nei confronti della natura, prendendoci cura, in questo caso della pianta che è al centro, in questo terzo paradiso, che come vedete c'è una ruota di camion messa per contenere una pianta che si sviluppa, ecco che ognuno di noi, se si prende cura di quella pianta, se si prende cura di un piccolo pezzo dell'ambiente, può generare un effetto domino, ed è quello di cui abbiamo bisogno per provocare un cambiamento che ci faccia stare meglio tutti. Questo è il simbolo di quest'opera che abbiamo realizzato insieme al Moon Lab, il nostro ecomuseo qui di Cambiano, e all'associazione Off Grid, che adesso vi presenteranno, e saranno loro stessi a presentare le loro attività. L'altra associazione che partecipa a questa si chiama Ciò che Vale, è un'associazione del mio piccolo comune di Mombello, perdonate la fascia, ma era appunto per questioni istituzionali, e dove appunto c'è questa piccola associazione che si occupa appunto di cambiamento e di generare la consapevolezza nelle persone che insieme possiamo fare grandi cose. Allora passo la parola adesso a Paola del Moon Lab per raccontarci la loro attività. Grazie. Allora, io sono Paola, appunto del Moon Lab Ecomuseo dell'Argilla, un'associazione culturale che si prende cura ormai dal 2000 di uno spazio dismesso, di una fornace che quindi non è più utilizzata. E in questo spazio c'è un edificio bellissimo, anzi vi invitiamo a venirci a trovare, abbiamo lo stand poco più avanti, Gazebo Giallo, vi diamo tutte le informazioni che servono, e poi c'è un'area all'aperto molto bella in cui è stata sperimentata una bellissima operazione di rinaturalizzazione di una cava dismessa, quindi è uno spazio molto particolare, e noi in questi spazi, e muovendoci anche sul territorio, proponiamo attività che valorizzino la scoperta di questo territorio e la materia argilla, che è un po', insomma, quella che ci contraddistingue. Siamo particolarmente contenti di essere stati invitati dal Comune di Cambiano a collaborare con queste due associazioni con cui non avevamo mai collaborato, e chissà che da qui non possano nascere cose nuove, quindi siamo molto contenti. E abbiamo messo a disposizione di questo terzo paradiso un nostro gioco rituale. Noi al Moon Lab salutiamo i visitatori sempre con questo gioco, che è il domino dei mattoni, che qui ha preso una forma nuova, e siamo contenti di inaugurarlo oggi insieme a voi. Grazie. Beh, allora, scusate la veste simpatica, fatemi dire, ma d'altronde noi vogliamo, la nostra associazione cerca proprio di fare questo, cioè di sorridere, fatemi dire,
perché noi vediamo gli oggetti, i materiali, li vediamo in un'altra veste, come avete per esempio visto nel caso dei jeans che diventano un vaso. La nostra associazione nasce nel 2015 per promuovere le pratiche a basso impatto ambientale, ma poi si è sviluppata con altre idee, quelle di occuparsi di riuso creativo, di fare cose buone per l'ambiente, ma valorizzando l'esistente. All'interno di questo terzo paradiso vedete degli oggetti che consideriamo rifiuti. In realtà molto spesso i materiali di scarto possono essere valorizzati e ne abbiamo, oggi faremo un po' di riuso creativo qui, chi vuole partecipare siete ben accetti. Io comunque ringrazio il comune e tutta l'amministrazione per averci invitato, perché questo è un momento di fatemi dire coordinamento anche con le altre associazioni, quindi ringrazio Moon Lab e Alberto Gugino, proprio perché in questo modo si crea rete. Voi sapete che le reti di persone sono importanti per creare grandi progetti. Come associazione noi, quindi come Off Grid Italia, abbiamo in mente di creare un progetto in un comune che speriamo sia quello di Cambiano, che è un parco sperimentale per la resilienza e il riuso. Spero insomma di poter collaborare anche con tutti i cittadini in prossimo futuro. Ringrazio anche i ragazzi dell'associazione che hanno collaborato, li riconoscete dai cappelli o da quelli che insomma maneggiano nell'area. Grazie a tutti, grazie ancora. Bene, ringrazio tutti, io voglio ringraziare anche Beatrice Verri del Comune di Pino che ha condiviso questo momento, ringrazio ovviamente Alberto per tutto quello che ci ha presentato, che ha fatto, e lo invito a farci vedere veramente questo effetto domino. Dai. Facciamo il video. Sì. Facciamo il video. Un attimo. No. Venite qua. Dai, lo fate anche voi. Come volontà. Dateci il via, siete pronti? Alberto dei giù via. Io, si devo passare in mezzo. Sapete dove è. Lo faccio partire qua? No, di là. Spesi tu, andare via. Vai Paola, andare via. No, aspetta, devi spingerlo. Aspetta che ci vedo. Pronti? 3, 2, 1, via. Vai, lancia.